giù nei sassi stasera. Spettacolare lo scenario che mi ispira, splendida l'atmosfera per i ragazzi e le ragazze di Matera. Musica reggae. Qualcuno chiede in questi giorni come faranno a mettersi d'accordo, perché siamo novelisti. Noi siamo i partiti del centro-sinistra, con un nome, un cognome, una via e un numero di casa. Non siamo quelli che abbiamo fatto la deportazione nelle liste di persone che si incontrano per strada e dicono se sono candidati. Come si chiama la lista? Boh, non lo so, non mi ricordo. Io sono, continuo a dirlo in questi giorni, non ho nulla contro le liste civiche, anzi credo che sia uno stimolo a comprendere questioni che qualche donne, ed ecco per loro, nel loro eccesso di politicismo non riescono a cogliere. Avremmo voluto dialogare però in maniera più stringente, senza slogan precostituiti con le liste civiche. Avremmo voluto capire anche dallo stesso candidato sindaco Tosto come mai 2 anni fa stava organizzando la stessa operazione con le liste, con 8 liste che il candidato sindaco Acito, e quest'anno invece si divide con Acito, il quale adesso dice tutto il male possibile sull'eccesso di liste civiche, e 3 anni fa invece era a capo di una coalizione di liste civiche. Non abbiamo voluto parlare di queste cose, non hanno chiarito perché è accaduto questo, non stanno chiarendo neppure come hanno portato il sindaco Bucci alle dimissioni. Non hanno spiegato per quale ragione non ha potuto fare lavorare per il bene della città. Io penso che complessivamente noi abbiamo capito. È accaduto che ci sono 3 anni fa, 2 gruppi c'erano tre anni fa che non avevano nulla in comune, che strumentalmente si sono ritrovati al ballottaggio a mettersi insieme esclusivamente con l'obiettivo di sconfiggere il centro-sinistra. Ci sono riusciti, ma i risultati sono disastrosi. La nostra preoccupazione, ed ecco perché continuiamo a chiedere ai nostri avversari, spiegate che cosa volete fare. Devono dire chiaramente, perché se voi vedete tutti i giorni c'è questo leitmotiv, diciamo, no? Il candidato Alduce dice, Alduce vince al primo turno, i sondaggi dicono che sostanzialmente è così, l'aria che tira a Matera è che vince al primo turno il centro-sinistra. I nostri avversari dicono no, non è vero, andiamo al ballottaggio. Una persona per bene, che può anche aspirare a fermare, diciamo, questa nostra grande e bella coalizione, deve però spiegare che cosa vorrebbe fare al secondo turno, mi pare. Cioè, visto che tu stai lavorando, perché non potrai vincere tu, ovviamente, dico a Tosto e dico ad Acito, non potrai vincere né l'uno né l'altro. L'unica speranza è che noi prendiamo il 49,9 in modo da portarci al ballottaggio. Se è così, sarebbe onesto, prima di arrivare al 28 e 29 di marzo, dire a Matera che cosa volete fare poi un eventuale ballottaggio? Perché altrimenti mi autorizzate a dire quello che sto dicendo. Siete imbroglioni, volete